Che facciamo ora? Levamo sta cacio e pepe. Cacio e pepe. Se mi sente sto borghese mi insulta. Allora, come dicevo, adesso prima si faceva la cacio e pepe in maniera molto spartana, che comunque è quello che la ricetta originale, che in teoria va sempre bene, perché prima c'erano meno frigate, come dire, meno frigate, uno faceva delle cose più semplici. Ma stasera la faremo una versione un po' più è passato mini chef, una versione un pochino più moderna, carina, ma sempre comunque non si discosta dalla tradizione. Allora, sposterei la pentola questa qui sul fornello più alto perché non bolle, e dopo se non bolle so a fare, prendo. Allora, intanto ti leggo il messaggio del tuo amico Daniele Pifulco. Sì? Che dice che costano 50 centesimi a scatola, che sei genovese? 50 centesimi a scatola, che i pinoli? Dove li compri? Ma che vengono dal Burundi? Sono quelli di Chernobyl, tu c'hai i pinoli di Chernobyl, se non si spiega. Allora, iniziamo questa ricetta che avevo promesso di fare a Stefano. Che non si è appalesato ancora. Si è appalesato, comunque verrà amabilmente picchiato, facendo prima tostare il pepe. Che ridi. Tiri fuori le padelle da tutti le i pori. Le padelle da tutti i pori. Allora, dicevo che adesso i fighetti, per esempio il borghese usa due tipi di pepe, un pepe italiano e un pepe della Tasmania. Noi usiamo il pepe nero del nostro, quello classico, che metto in una padella e faccio tostare perché tira fuori i profumi. Ce ne mettiamo un po' di più perché così domani struceremo le parti sederose. Volendo, ma non lo faccio perché è abbastanza forte, però si può fare, visto che si può utilizzare diversi tipi di pepe. Io avrei il pepe di Giamaica, ma il pepe di Giamaica è molto aromatico e c'ha anche delle note particolari, dunque viene una ricetta diversa dal classico cacio e pepe. Allora, scaldiamo sta padella e scaldiamo lo pepe. Nel frattempo la nostra acqua bolle, la saliamo, non tantissimo, perché comunque ricordatevi che il pecorino è molto sapido, dunque saporitissimo. Una acceso il riscaldamento, adesso c'è caldo e si spoglia, non voglio di niente. Qui mi pare che sta ai tropici, è acceso il riscaldamento, vabbè, queste sono disquisizioni. Mettiamo lo sale. Non ce l'aveva comunque con i pinoli, ce l'aveva con i pelati. Pelati. Quelli c'avevo. Oh, raga, c'avevo quelli. Non è che costa 50 centesimi, lo so, pelato te lo regalano. Bolle. Allora, mettiamo giù i nostri spaghetti. Guarda, casualmente sono della S Roma, casualmente. E dico, sono della Molisana e sono i spaghetti quadrati. Ci vanno benissimo i tonnarelli. Quanta pasta vuoi? Non mi dica la poca, che dopo sei ingrassato e poi dopo la vuoi e non te la do la mia. Allora, questa è la porzione mia, questa è la porzione tua e questa è la porzione della pentola. Nostra, perché, sì. No, nella pentola sempre. Dunque, calcola che la metà, abbiamo messo giù due etti e mezzo di pasta. Penso che non può essere sufficiente, anche perché io ho una trippa da rispettare. Mettiamo giù Intanto questo si sta tostando, facciamo tostare ma non tantissimo. Allora, mentre metti giù la pasta, sì. Allora, aspetta che mi sono persa, c'è Remo Casciani. Ciao Remo. Paolo Zorloni. Ciao Paolo, ormai è un affezionato. E Davide Tridente chiede che cosa stai bevendo. Amigos, mojito. Il classico cocktail che si beve con la pagliata, con la coda e con il cacio e pepe è il mojito. Che vuoi? Lo sanno tutti. Lo sanno tutti, poi boh. Prendiamo questa amata padella, dovevamo attostare il nostro pepe nero. Pepe nero de Melli, come si dice in dialetto, che sarebbe dire di quel posto lì, che era quello che c'avevo a casa. Non mi dite che mo è di solito pepe nero di Chili o di Shizumzan. No, questo è pepe nero di quel posto lì, che non so che posto sia. Allora, hai Andrea Nunez. Sì, ciao Andrea. Che dice sei il numero uno. Topo. Sì. Ragazzi, voi state proprio alla brutta. Venite a guardarmi la sera che
Che non lo so, guarda, c'è tanta roba bella, ti Poi c'è ripeto. Claudio Presciuttini Ciao Claudio. che dice che dalla Giamaica arriva anche il pepe nero, sei sicuro? Sì, c'è il pepe nero della Giamaica, è là, ce l'avevo una volta. Allora, mettiamo questo pepe in questo. Non ha capito. Veniva? No, come non capire? Dimmelo. Veniva? Dalla Giamaica veniva? Anche il pepe nero, sei sicuro? Il pepe, sei sicuro? Sì. C'è veniva il pepe. Oh, ragazzi, guarda cosa state cambiando. Lo schiaccio, c'ho anche un ottimo pistasale, ma ce l'ho in magazzino, non ho voglia di andare a prendere perché tutte le volte che C'è esco quello che ci ha visto il mi sento mojito. no, va bene, perché quello sotto non ci passa. Comunque, questo diciamo che sempre per un rimando alcolico è il Boston. Dunque, tritiamo il nostro pepe abbastanza. Poi dicevo, adesso i fighetti fanno questa cosa. Noi stasera faremo da fighetti, perché noi fondo in fondo, ma morto in fondo laggiù, siamo fighetti. Noi ci piacciono le cose nuove tecnologiche. Adesso viene una ciofeca di cacio e pepe. No, viene buona, è stato l'impatto. Scusate il rumore. Allora, che si fa questa cacio e pepe moderna, diciamo così? Si finisce la cottura dello spaghetto risottandolo in un brodo di pepe. Dunque, mettiamo un po' di acqua di cottura della pasta. Mettiamo un goccetto d'olio che non va nella cacio e pepe e l'olio, però questa è, ripeto, una ricetta lievemente differente. Ci mettiamo il pepe e questo lo lasciamo dopo per decorare. Mentre Allora, aspetti la cottura della pasta, sì, giro, giri. dimmi. Maria Luisa Fini. Ciao Maria Luisa. Cacio, abbiamo preso pecorino romano DOP, di solito lo grattugio, ma questo ci avevo. Deve essere stagionato, ma con la lacrima, deve essere il giusto stagionamento. Questi sono 100 grammi. E ci aggiungeremo poi un po' di acqua di cottura della pasta per fare intanto una cremina. Allora, che volevo dire? Parte un secondo, un cucchiaio, se no ci mettiamo e facciamo una cremina. Mi ero persa. Stai ripersa? Che stai a fare? È ripresa dal cacio e pepe? Allora, parte la cremina qua. Qualcheduno, Dio gli tagliasse una mano, ci mette anche il parmigiano. No, vabbè. A parte quello, volendo, si chiama cacio e pepe, non si chiama pecorino e pepe. Volendo, invece piace un po' di. Se volete proprio fare quella schifezza lì, fatela e mettetela. No, vabbè, magari per aggiustare un po' comunque il salato del pecorino, un po' di parmigiano ci può sempre star bene. Allora, c'è cioè, Allora, levo i spaghetti al dente. che ti dice che quando vai da Stefano ci sarà anche lui. Va bene. Lo sai che Stefano, sono 7 mesi che mi ha invitato a cena e ancora non andrà perché lui dice, muore adesso, stiamo a cena a casa mia, muore adesso, stiamo a cena. Addirittura la pandemia, pur di non farmi andare a cena a casa sua, pure la pandemia. Ma, a dargli il bafone, tiriamo su tutti gli spaghetti perché non sia mai che qui lasciamo gli spaghetti, mamma mia, qua dentro e li facciamo risottare, che è un termine che si usa di solito per risotto, che vuol dire finire di cuocere in padella aggiungendo un liquido di cottura. Sta cosa tira fuori tutto l'amido e fa già la cremina quella strepitosa. Guarda, vieni a far vedere i nostri amici telespettatori. Ah, sì, vedi, è cotta, la mettiamo così e giriamo come se non ci fosse un domani. Intanto che Giriamo. giri, saluta Alessio Colombini. Ciao Alessio Colombini, buonasera. Lui sta a fare Alessio sta a fare cacio e pepe perché a noi ci piace.
le mangi e beve e non ci piace di lavorare, come sempre, per parafrasare. Senti, posso rispondere a Beppe? Rispondi, rispondi. Che dice, hai un risotto e osso buco che vi aspetta a Milano, Covid permettendo. Ma io adoro l'osso buco. Per secondo te perché mi hanno fatto fare la coda? Lei tutto ciò che c'ha l'osso gli piace, a me è tutto ciò che c'ha il buco. Vabbè, scherzavo, non l'ho detto veramente, mi è sembrato di sentito, ma non l'ho detto, giro perché... Beppe è una delle poche carni che mi piacciono. Lei non è molto cicifera e qui... Mi fermo. Allora, come vedete, è venuta una cremina fantasticerrima. Mi sa che è poca sta pasta. Ma io te l'ho detto, ma tu vuoi sempre fare la figa e mi dici no. Vabbè, questa è la mia cena. Tu che mangi? Ma la cena, io mangio la coda fra 3 ore. Anzi, fra 2 ore. Tu che mangi? Io mangio spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. Ragazzi, qua è pronto, dunque... Noi aggiungeremo del pepe fresco e voilà!